Grazie, bentornate sul mio canale. Allora, eccoci qui con un altro, col secondo episodio di Beauty Beats. Mi scuso in anticipo con voi perché avrei voluto fare qualche altro video tra un Beauty Beats e l'altro, non so, un tutorial piuttosto che un video magari con Diego, però è un periodo un po' così, un po' complicato e quindi ho davvero pochissimo tempo. E non ci sono segreti di stato, semplicemente tra qualche mese mi trasferisco in un'altra città. Sono veramente, veramente impegnatissima, per questo che sono un pochettino più assente. Appena poi le cose si saranno assestate, tutto andrà per il meglio, spero. Ok, quindi iniziamo con la categoria make-up. Ho un bel po' di robette qui davanti a me. Allora, iniziamo con una cosa che sono sicura che potrebbe interessarvi. Oh, sono sicura che mi sono sbuffata il rossetto. No, ed è questo fondotinta nuovo qui che ho acchiappato settimana scorsa, che è un fondotinta di Clinique che è già uscito da un po' di tempo e si chiama lo Stay Matte Oil Free Makeup. Ed è praticamente un fondotinta, se voi andate sul sito di Clinique potete vedere la descrizione, che promette di resistere al caldo, quello molto forte, a sudore, quindi a temperature, quando c'è afa, no? Proprio in piena estate. E siccome io ho un problema genetico, nel senso che sudo veramente tanto, soprattutto in faccia, sicuramente è dovuto ai capelli anche, sono convinta. Però, cioè, io proprio mi si scioglie la faccia. Poi magari il resto del corpo è ok, però. E quindi veramente per me d'estate il trucco diventa un problema. Anche il famoso fondotinta minerale, che è leggero. Cioè, non è la leggerezza che tiene quando fa caldo. Cioè, a me il fondotinta minerale quando ci sono 40 gradi faccio così e mi viene via. Quindi ci vuole proprio un prodotto che sia resistente, che si attacchi bene alla pelle. E lo sto provando ed è questo qui che ho su, ce l'ho su in questo momento. È un fondotinta che mi piace perché è molto naturale. Dice che è leggera coprenza, in realtà secondo me copre il giusto. Poi lo sappiamo che la maggior parte dei fondotinta, se non sono dei ceroni, serve il correttore per le occhiaie e i brufoletti, questo è normale. Potete comunque stratificarlo se volete un pochettino più di coprenza. Mi piace, devo dire che resiste bene e vi dico che se resiste su di me, resiste veramente a chiunque, perché io proprio, cioè, lo vedo proprio che ho questo problema. Cosa devo fare? Oltre ad essere adatto per l'estate, va benissimo anche per chi ha una pelle particolarmente oleosa, quindi se avete la pelle grassa, provatelo perché è un prodotto che merita. In più Clinique ha dei prezzi abbastanza ragionevoli, nonostante sia una marca, diciamo, di alta profumeria, perché io l'ho pagato 28 euro, quindi è comunque abbordabile, dai, diciamo così. Sempre parlando di fondotinta, ho finalmente ritrovato dopo un sacco di tempo questo colore. Io adesso so che qui si scateneranno i commenti. Il Double Wear di Estée Lauder. Allora, è un fondotinta amato odiato. Allora, c'è chi lo prova e lo utilizza per il resto della sua vita. C'è chi lo prova e lo detesta. Allora, secondo me, chi lo detesta. Ovviamente è questione di gusti, assolutamente, però è perché non l'ha ben compreso come prodotto, perché vi assicuro che è uno dei fondotinta, cioè se io dovessi scegliere un fondotinta per il resto della mia vita, sceglierei questo, non ho alcun dubbio. Poi mi vedete che ne uso tanti perché comunque mi piace provare, magari boh, così, senza grossi motivi. Poi cioè, usare un fondotinta da qui finché crepo è un po' anche noioso. Però è un fondotinta meraviglioso, tiene tutto il giorno finché non vi struccate e tiene veramente, cioè proprio rimane lì e non lo togliete. Non vi fa diventare la pelle lucida mai, cioè da quando lo mettete a quando lo togliete, non dopo 6 ore, 4 ore, proprio mai. Se steso nella maniera giusta è assolutamente naturale, non è vero che fa il mascherone. Secondo me se vi viene il mascherone è perché non l'avete steso bene. Diciamoci la verità, ragazze, perché non lo fa. Se lo stendete bene, non lo fa. Se ne mettete un quintale, lo stendete male, come tutti i fondotinta, fa il mascherone, sto anche strozzando. Comunque l'ho ricomprato perché ho ritrovato, chissà se si vede, la mia colorazione che è écru. Perché il problema dei fondotinta di Estée Lauder è che fa colorazioni molto scure, purtroppo, e chi è pallido si attacca al tram e tira. Invece, se voi trovate questa colorazione écru, io l'ho trovata da Sephora,
Va bene per se siete pallide, pallidine, chiare, ed è un fondotinta che merita tantissimo, va benissimo, cioè io quando devo, so che ho delle cose importanti, che sto fuori tutto il giorno, voglio proprio avere una pelle proprio perfetta, è lui, quindi se volete sapere qual è il mio fondotinta preferito di sempre, che non cambierà mai, ci metto la mano sul fuoco, è lui. Poi vado avanti perché c'è un bel po' di robette qua ai miei piedi. Questo qui l'ho messo su Instagram qualche giorno fa ed è il Pro Longwear Concealer di MAC. E ero proprio alla ricerca di un buon correttore per le occhiaie, perché spesso voi anche me lo chiedete e io non so tanto cosa dire, perché comunque dico la verità, non ho mai trovato un correttore che dico, cavolo, questo va bene, cioè mi nasconde bene le occhiaie. Non l'ho mai trovato, se va bene sulle occhiaie fa schifo sui brufoli, se lo metti sui brufoli fa schifo sulle occhiaie. Invece questo qui, vi dico, è il primo correttore dopo tanti che ho provato che veramente mi dà delle soddisfazioni, perché adesso lo indosso. Io non ho un'occhiaia, cioè non ho la classica occhiaia blu, violacea, quella scura, però ho un'occhiaia stupida, nel senso che è tipo, beh, quando mi vedete nei video stuccati lo vedete, è tipo marrone rossa. Che voglio dire? Che occhiaia è? Vabbè. Allora, un giorno cosa ho fatto? Ero alle gru a Torino, lì dentro c'è la MAC, sono passate, i truccatori della MAC sono sempre bravissimi, c'era un ragazzo che mi infondeva della fiducia, mi sono seduta e gli ho detto, guarda, struccami e per favore non ti dico niente, dammi un correttore che mi copra la mia occhiaia. E lui, vabbè, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che non ho grosse occhiaie, non è che sia proprio vero. Comunque, ho utilizzato questo qui ed è nella colorazione N. WW20. È veramente buono, ce n'è tanto. La cosa noiosa è la pompettina che purtroppo ne spara fuori un po' troppo, però io vi dico la verità, se state attenti attente riuscite ad usarlo e comunque bah, io lo utilizzo tutte le occhiaie un po' come illuminante e poi per tutti i brufolini imperfezioni, quindi diciamo che la dose vuole, la dose la riesco a finire. Mi gratta il naso oggi, aiuto. Quindi, se avete occhiaie importanti e no, comunque non riuscite a trovare un correttore che vi soddisfi, andate a provarlo perché questo veramente, vi dico la verità, merita. Ne ho provati tanti, come sicuramente tutte voi, però questo qui secondo me fa la differenza. In abbinato poi ho deciso di prendere questa pennina qui, che è sempre di MAC, fa parte della linea Prep and Prime ed è l'highlighter, quindi l'illuminante, che ha il pennino qui, poi voi girate la rotellina e spara fuori la cremina. Non era obbligatorio, nel senso che il correttore fa già il suo dovere per coprire l'occhiaia, però vi devo dire la verità, l'ho acquistato subito perché è un illuminante anche questo che funziona. E la cosa bella qual è che va bene anche soprattutto per il giorno o per quelli di voi che amano comunque un trucco naturale, perché è un illuminante opaco, è semplicemente una crema chiara che voi la mettete nelle classiche zone, no? Quindi parte alta dello zigomo, centro del naso, centro della fronte, centro del mento. E vi dà proprio quel viso illuminato, scolpito, però in una maniera molto molto naturale, senza che poi dobbiate utilizzare un illuminante shimmer in polvere. È veramente, mi è veramente piaciuto tantissimo e fa un grandissimo effetto. È una cosa ottima soprattutto se dovete truccare delle spose. È un prodotto che secondo me non si può non avere, dà un bellissimo effetto in fotografia. Infatti, se avete voglia di andare a vedere sul mio Instagram un po' le mie ultime foto, vedete proprio che ho questa zona proprio super illuminata. Voi sapete che io nelle mie foto non uso filtri, quindi è tutto merito di questo coso qua. È veramente veramente valido. Costicchia perché costa 25 euro, però secondo me se un prodotto è davvero valido, insomma, li spendo anche volentieri. Poi, parlando di Deborah, ho trovato questo rossettino qui che sapete che se mi seguite praticamente l'ho usato in tutti i tutorial. È l'ultimo rossettino con cui sono usciti quello liquido con l'applicatore così. E io ne ho a questo punto 4, se non dico una stupidata, e ho trovato questa colorazione qui che è quella che indosso adesso, che è un arancio, secondo me, spettacolare. Aspetta che lo faccio vedere anche un po' più da vicino. È proprio un arancio, è un arancio corallo non troppo chiaro. Ed è la colorazione 10. Io l'ho trovato, e questo anche ve lo consiglio, l'ho scritto anche su Instagram, se siete di Torino e dintorni,
dentro alla Ushan, io qui sono una capra perché giro a Torino da un sacco di anni, eppure io ho bu, le vie, l'orientamento, una cosa che mia mamma non me l'ha lasciata in eredità, della Ushan, quella dove c'è la rotonda della Sfinge quando si entra in Torino, proprio classica. Diego mi dice sempre di che corso Giulio Cesare, e io la Ushan di corso Giulio Cesare, come una scema. Comunque c'è una profumeria lì dentro, c'è anche la Chicco, e era una profumeria piccolina con qualche marca, niente di che. L'ultima volta che sono stata, tipo 2 settimane fa, hanno aperto un corner sempre dentro di gigantesco, tutto di Deborah. Ed è una figata perché ci sono proprio tutti i prodotti, solitamente si trova l'espositorino, no? Quindi è una marca che a me è sempre piaciuta tanto. E la cosa carina è che hanno fatto degli espositori con dei saldi, diciamo, perenni. E io questo qui l'ho trovato a 3 euro, quando di solito, quando viene venduto intorno ai 10, mi sembra, una cosa del genere. I prezzi poi sono sempre più o meno quelli. E quindi c'erano tanti colori, infatti poi ne ho preso anche un altro, dopo vi faccio vedere. E quindi se siete della zona andate a vedere perché ne vale veramente veramente la pena. Infatti lì nell'espositorino ho trovato anche il primer, ce n'erano tre. Io ho preso questo qui, levigante uniformante, quello che dà un po' di luminosità al viso, quello viola. Anche questo l'ho pagato 3 euro. E poi ho preso una matita ombretto opaca, questa colorazione qua, questo color talpa, molto bello, anche perché trovare delle basi opache è sempre difficile. E questa l'ho pagata meno, l'ho pagata o 1 o 2 euro, che comunque, insomma, si fanno dei grossi affari. Infatti sicuramente questo weekend che sono a Torino, sicuramente obbligherò Diego a tornare lì. Poi ho comprato, sempre rimanendo in tema dell'arancione, perché io adoro l'arancione d'estate, è un colore di cui non posso fare a meno, questo smalto qui della L'Oreal, che è questa linea qui dei Color Rich, numero 304 Spicy Orange. Cioè, ma voi guardate che colore, una cosa, tra l'altro si abbina, è una cosa fenomenale. Io vado, ma d'estate metto solo questi colori perché secondo me hanno una marcia in più del rosso. Il rosso va sempre bene, poi ogni tanto il rosso mi fa un po' sciura anche sui piedi, è bellissimo, però mi fa un po' signora ogni tanto, non so come mai. E quindi questo arancione qui invece dà quel pop di colore. Poi secondo me, allora, se siete more sta da Dio, se siete bionde sta da Dio, quindi, e ve lo consiglio. In più sono quelli, resistono tantissimo questi smalti qua, sono molto buoni. Ultima cosa, poi passiamo all'altra categoria, questo ombrettino qui di MAC, questo qui me l'ha regalato Diego. Ed è una collezione nuova, sapete che la MAC esce con 37 collezioni alla settimana. Ha fatto questa linea qui, Studio Sculpt Shade and Line. Questo qui è il colore Olive Blend. Praticamente un ombrettino formato da due ombretti e questa striscetta dritta qui in mezzo agli eyeliner. Comunque la trovo una cosa molto carina perché i colori, vabbè, la qualità degli ombretti MAC è sempre molto alta. È piccolino, quindi se viaggiate oppure se andate in vacanza ve lo portate dietro, avete comunque 3 colori, che secondo me quando si è in vacanza è più che sufficiente. Mi è piaciuto tantissimo, soprattutto questo colore qua, questo oro rosato, molto bello. Passiamo alla categoria body care e face care. Ho trovato questa linea qui della Geomar e sono molto felice di ciò. La Geomar ha fatto questa linea tutta naturale. Ho trovato anche il latte detergente e lo struccante occhi. E mi piacciono tantissimo perché voi sapete che io vado matta per le maschere, che sono queste qua monodose, ve ne ho già parlato. Sono prodotti naturali, hanno ingredienti tutti naturali, costano pochissimo, perché io questo qui l'ho trovato a 1,70 euro al latte detergente, e questo meno, 1,50 euro. La crema 3 euro, una cosa ridicola, ed sono prodotti veramente buoni, già qualche settimana che li sto provando. La crema è un bel barattolo così di vetro, bello resistente. E veramente sono contenta che sempre più aziende stiano facendo prodotti naturali convenienti, cioè veramente, ragazzi, meno di 10 euro ho preso tutti e tre, veramente buoni. Poi ce ne sono, ci sono altre creme, con questa qui è la lenitiva, c'è quella anti-age. Ho comprato questa maschera qui della B&B, ed è
ed è una pasta per maschere in pacchi all'argilla bianca. Allora, l'ho comprata perché, vabbè, costava pochino, anche qua, tipo 7 euro. E poi mi sono fatta convincere dai commenti, l'ho comprata su Eccoverde, perché dicevano che era proprio molto molto efficace sui brufoli. Appunto, come vi ho detto, questo è un periodo un po' così per me e quindi spesso mi vengono, anche adesso qui ho un brufolino sotto il mento che mi fa anche male, mi riempio di brufoletti soprattutto nel mento. Oltretutto voi sapete che la parte del mento, la zona bassa del viso, è quella collegata agli ormoni, quindi noi donne tendiamo ad averli tanto qui. E devo dirvi che funziona. Allora, è molto molto forte, quindi vi avviso, è davvero un prodotto strong, perciò va tenuto, tra l'altro c'è scritto appunto di tenerlo 1-2 minuti al massimo e non tenetelo di più perché vi va la faccia in fiamme. E se avete una pelle sensibile vi consiglio di non farlo su tutto il viso, fatelo dove avete il brufoletto, proprio anche esclusivamente in quella zona, lo picchiettate, lasciate lì un minuto e sciacquate. Io l'ho fatto su tutto il viso, la prima volta ho fatto un errore perché non ne avevo bisogno su tutto il viso in realtà, anche se l'argilla ha un effetto purificante, però era troppo e quindi mi è rimasto il viso un pochettino arrossato, è andato via dopo 5 minuti, però ho capito che è un prodotto che personalmente, non avendo acne o grosse imperfezioni, è meglio che lo utilizzo esclusivamente nella zona problematica. Se voi lo utilizzate lì vi asciuga veramente il brufolo in un giorno, è veramente un ottimo prodotto e va benissimo anche se li avete magari sul corpo, magari se avete qualche brufoletto sulla schiena oppure vi vengono qua sul petto, ve la consiglio veramente tanto perché non ho mai trovato una maschera che mi asciugasse i brufoli così in fretta, è veramente efficace, mi è piaciuta tanto. L'ho trovato, questa è fondamentale per la mia sopravvivenza, la pinzettina. Avevo bisogno di una pinzettina nuova, tutte quelle che costano un po' tipo sbeccate, che non strappano più i peli. Ho cercato un po' online, ho detto adesso vi voglio comprare una signora pinzetta e ho trovato che una delle migliori che c'è, che abbiamo qui in Italia, è questa qui ed è della Licia, la marca, quella del deodorante. Quando la vedi dici, ma è una pinzetta normalissima, in realtà è lei, l'ho trovata, è la signor pinzetta, vi giuro, strappa benissimo, non sentite quasi niente perché strappa bene, quindi non fa male, non lo so, merita tanto, costa, perché l'ho pagata 13 euro, quindi sì, costa tanto, però io sinceramente comprare una pinzetta da 1,50 euro e poi A, non fa il suo lavoro, B, mi strappa il pelo che poi mi si incarnisce, va sotto pelle e mi rimangono tutti quei puntini osceni, no, preferisco investire, la tengo dentro una bustina di plastica in modo che non si rovini e non mi faccio del male, perché anche comunque strapparsi male i peletti sul viso dove avete bisogno non va bene, vi rovina la pelle. Quindi se trovate la pinzetta della Licia, veramente ad occhi chiusi vi consiglio di comprarla perché è veramente veramente potente. Poi passiamo all'hair care e quindi ai capelli. Ho comprato, è già un po' di settimane che la sto utilizzando, questa schiuma qui di Frank Provost, la 24 ore expert ricci, appunto per i capelli ricci, fissaggio forte mi dice qua, e quella con la scrittina viola. Allora, l'ho comprata perché sotto diciamo consiglio di Carlita Dolce, che io seguo tanto, diceva appunto che ha dei buoni ingredienti e quindi questa cosa a me mi attrae sempre molto. Funziona bene, vi dico la verità, è una bella bottigliona grande, quindi dura parecchio. E mi piace, è leggera, mi fa, io come vedete ho i capelli mossi, non proprio ricci, poi dipende un po' come vengono, però principalmente sono mossi. E va bene, io ne metto proprio una noce poco a poco, sul, più che altro sulle lunghezze, poi non appiccica assolutamente. Quando ero ragazzina usavo la schiuma della Nivea, che mi incollava i capelli terribilmente, molto probabilmente era anche perché ne mettevo 34 kg, era anche una formula un po' vecchiotta, però questo qui assolutamente non incolla zero, però vi toglie il crespo, vi fa un bel riccio bello definito. Siccome spesso mi chiedete cosa uso per i capelli, questo è uno di quelli. Ok, passiamo poi alla categoria profumi. Qui so che vi aspettavate con lui. Questo qui è il profumo di Yves Rocher, sempre Almond Oil, che devo tipo assolutamente spruzzarne 6 quintali. Mamma mia,
è una cosa, so che tantissime di voi lo usano o che avete usato della stessa linea, tipo l'olio piuttosto che la crema, ed è, oh, me lo sono spruzzato anche in bocca, ed è il profumo dell'estate secondo me, da proprio di mare, di anche un po' di crema solare. È un profumo molto anche sensuale, molto, cioè, bellissimo. Pensate che io quando l'ho comprato, beh, innanzitutto non costa tanto, perché io l'ho pagato tipo 14 euro per 100 ml, poi la Veloce ha un sacco sempre di sconti disponibili, quindi l'ho comprato sempre alle gru, mi sono tipo riempita dalla testa ai piedi questo profumo. Poi sono andata in giro per gli altri negozi e le ragazze, le commesse, mi chiedevano che cosa avevo su, quindi quando un profumo proprio si sente, ma non è nauseante, che quando passi e lasci la scia, secondo me allora ho trovato proprio un grande profumo. Infatti ero lì che dicevo a tutti, è il Monoi, è il Libero Sce, vai a prenderlo. Comunque ve lo consiglio davvero tantissimo, un profumo è una bomba, veramente veramente buonissimo. Ultima sezione, finalmente la Inner Beauty, la bellezza interiore. L'ultima volta vi ho parlato di quest'autore qua, Safon, e tantissime di voi, sono stata contenta perché tantissime di voi mi hanno detto che lo leggete, che vi piace, sono stata molto contenta. Volevo sempre, niente, quello lì non vi dico più niente a proposito di quell'autore lì, però volevo dirvi che ho comprato la coppia in spagnolo. Mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di comprarlo anche in lingua, così da mantenere sempre lo spagnolo a un livello decente. Tra l'altro, se così siete un po' dentro alle lingue, leggere libri in lingua è sempre un ottimo modo per rinfrescare la memoria, quindi l'ho preso così. Ok, volevo solo aggiornarvi. Poi vi consiglio un altro autore, questa volta parliamo di Ken Follett. Ken Follett anche qui è un autore abbastanza commerciale, se suona brutto, però nel senso che è abbastanza famoso, non è né di nicchia, niente di che. È un autore che io ho letto veramente tanti libri, mi piace tantissimo, anche queste sono letture abbastanza fattibili, non eccessivamente impegnative, non sono i classici mattoni. Adesso vabbè, questo qui in particolare è abbastanza piccolino, in realtà Ken Follett scrive anche libri molto molto più lunghi. Uno che mi è piaciuto tantissimo, ma ve ne parlo magari nel prossimo video, è Il mondo senza fine. Questo qui è Il terzo gemello e l'ho letto questo qui, mi sembra, quando sono andata al mare l'anno scorso. Quando vado in vacanza cerco di non portarmi libri alti così, perché comunque diventa poi scomodo nella borsa, poi si rovinano, si bagnano. Questo qui ve lo consiglio tantissimo per la storia, la scrittura di Ken Follett è fighissima, nel senso che proprio ti coinvolge, ti trasporta tanto, e la storia in particolare merita un casino, perché è anche qui una di quelle storie che, come vi dicevo di Safon nell'altro video, ti incolli proprio a leggerla, è proprio interessante. Questo qui è sfondo scientifico come storia, quindi vi deve piacere il genere. Io non sono un tipo che ama le storie romantiche, né nei film né nei libri, quindi probabilmente non mi vedrete mai consigliare un libro che ha una storia d'amore, perché non sono un po' un maschio in quel senso lì. Io vado a vedere tutti i film, quelli di azione, quelli pum pum pum, no? Non vado a vedere mai le storie romantiche, quelle dove esci che c'è le lacrime fino ai piedi, perché non lo so, non ho voglia di intristirmi, poi già sono una che mi fai così e piango, quindi preferisco vedere cose che fanno ridere o cose, non lo so, di azione. Infatti Diego di questo credo che sia molto contento, perché se di solito le morose, no, invece io vado a vedere tutti quei film, anzi sono la prima che lo trascina, a dire la verità. E quindi i miei gusti ricadono poi anche nei libri praticamente, e questo è uno di quei libri lì, è veramente veramente molto bello, ve lo consiglio. Dunque, siamo arrivati alla fine di questo video, ma c'è una piccola sorpresa per voi, sono felice perché volevo farlo da un sacco di tempo ma non ho avuto il tempo. Finalmente facciamo un giveaway, yeah, qua su YouTube, soprattutto per celebrare, diciamo, l'arrivo ai 1000 iscritti, è una cosa che mi rende molto contenta. E quindi ho deciso di fare un piccolo giveaway. Allora, questo video qui andrà online lunedì 23 giugno e il giveaway inizia in quel giorno o in questo giorno, visto che adesso voi state guardando il video e oggi è lunedì 23. E il giveaway è aperto da oggi fino a domenica, a questa domenica, quindi fino alla fine della settimana, fino a mezzanotte della domenica.
Dopodiché, settimana prossima, estrarrò la vincitrice. La vincitrice sarà una soltanto. E le regole sono molto semplici. Dovete semplicemente essere iscritti al canale e lasciarmi un solo commento sotto questo video qua. Premiati. Ho deciso di fare un po' un giveaway un po' marino, un po' marittimo. Ma soprattutto vi ho messo dentro tanti prodotti che io utilizzo perché boh, mi piace regalarvi qualcosa che so che sia buono. Adesso ve li faccio vedere velocemente. Allora, ci sono due mascherine della Geomar, una idratante e una purificante. Poi il latte detergente, che è lo stesso che vi ho fatto vedere che uso io, questo qua, solo che l'ho trovato in un altro packaging, ma è lo stesso identico. Poi avete, e questa so che tanti di voi magari la volevano e non l'hanno trovata, questa porta pennelli qui, che era quello della collezione Bloom Me Up di Essence. Questa qua, eh sì, buonanotte. Olè, questo qua. Ci sono due paia di nail stickers, sempre di Deborah, due smaltini, sempre di Deborah, opachi, uno sul blu e uno sul verde acqua. Poi vi ho messo dentro, eccolo qua, vi ho preso uno dei rossettini, del mio rossettino preferito, e vi ho preso, non lo apro insomma, per correttezza, comunque lo vedete, è un bel rosa naturale. A dire la verità io avrei voluto prendere questo, o il rosso, o il viola, però siccome non so chi vincerà il giveaway, preferisco darvi un colore naturale, che so che i colori naturali li utilizziamo sempre tutte, no? Quindi non potevo sbagliare. Poi vi ho messo dentro un glossissimo sempre di Deborah, anche qui ho preso un bel rosa naturale che va bene per tutti i giorni, che va benissimo con il rossettino, un eyeliner 24 ore azzurro, sempre che va bene per quest'estate, quello lì è resistente all'acqua, e poi vi ho messo dentro, siccome mi è piaciuto tanto quella che ho comprato io, una base opaca, sempre il matitone, sempre di Deborah, e questo è un bel, lo vedete dall'involucro, è un bel blu notte, quindi questo magari è un pochettino più adatto per la sera. Quindi questi qua sono tutti i premietti, spero che vi piaccia la mia scelta. Io sapete che faccio giveaway, cioè li faccio come se dovessi fare un regalo a un'amica, li faccio sempre col cuore, vi dico la verità, li cerco, li accumulo piano piano così. Quindi appunto vi scrivo comunque tutte le regole qua sotto nell'info box. Spero che questo secondo episodio dei Beauty Beats vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, ragazze. Un bacio grande. Ciao!